Ci sono sallusti liberali, come li chiama Bersani, o insomma altri li chiamano i cosiddetti responsabili. Insomma, se Renzi fa mancare i suoi voti, ci sono degli altri che possano sostituirlo? Beh, immagino di sì, ma non immagino per nobili questioni, anche perché se ci fossero dei liberali disposti a sostenere un governo, non dico liberale, liberista, ma comunque un governo diverso da questo, il problema è che questo governo non c'è, perché non credo che con i 5 Stelle e neanche con l'onorevole Bersani, che rispetto, ma voglio dire, ma ha idee un po' diverse. Si può fare una politica che vada bene a dei liberali, perché vede, Renzi stasera tra le tante cose ne ha detta una: se vogliono i miei voti devono prendere anche le mie idee. Allora volevo chiedere all'onorevole Bersani, ci sono delle idee di Renzi che lei prenderebbe e quali si rifiuterebbe di prendere? Ma io sono disposto a prendere su le idee di tutti, purché quello li sappia che ci sono anche le idee degli altri, no? Allora, parliamo di prescrizione, parliamo di questa cosa qui su cui poi Bonafede e questa minaccia. Insomma, noi qui stiamo facendo una cosa che si aspetta da 40 anni, provare a mettere mano a due gravissime questioni. Una è la lunghezza dei processi, l'altra è la vergogna di prescrizioni che lasciano andare dei delinquenti, provare a intervenire. Ovviamente le idee possono essere diverse, si cerca una mediazione, dopodiché un conto è cercare la mediazione, un conto è mettere dei paletti, diciamo così, insuperabili, o così o pomì. Se tu mi stai facendo, io penso che sia un pretesto. Dopodiché ti dico anche, benissimo, benissimo, si tira dritto, poi tu, se vuoi dare la sfiducia a Bonafede, dice che poi non c'è la crisi, a me sembra abbastanza Ecco, curioso, allora ecco, Renzi che non ci dice che sia la non c'è crisi. la crisi e che comunque non si voterà fino al 2021, e che però arriverà la recessione.